Another year passes with the Roman Aventine Hill as the stage for the Pope's Ash Wednesday ceremony. He started with this prayer in the Basilica of St. Anselm, from where the penitential procession departed. The procession, which Pope Francis participates in, goes from the Basilica of St. Anselm to that of St. Sabina. It's a short but uphill path, a symbol of the penitential path of Lent itself. The Pope then celebrated Mass in the Basilica of St. Sabina, and in his homily asked all to unmask temptations. Sfiducia, apatia e rassegnazione, i demoni che cauterizzano e paralizzano l'anima del popolo credente. La Quaresima è tempo prezioso per mascherare queste e altre tentazioni e lasciare che il nostro cuore torni a battere secondo il palpito del cuore di Gesù. Then Pope Francis called for three verbs to be put into practice this Lent: to pause, to see, and to return, in order to feel warmth in the heart again. Fermati. Lascia questo obbligo di vivere in modo accelerato, che disperde, divide e finisce per distruggere il tempo della famiglia, il tempo dell'amicizia, il tempo dei figli, il tempo dei nonni, il tempo della gratuità, il tempo di Dio. Guarda e contempla il volto concreto di Cristo crocifisso. Crocifisso per amore di tutti, senza esclusione. Di tutti? Sì, di tutti. Ritorna senza paura. Questo è il tempo opportuno per tornare a casa, alla casa del Padre mio e Padre vostro. Questo è il tempo per lasciarsi toccare il cuore. Rimanere nella via del male è solo fonte di illusione e di tristezza. After the homily, the Pope was the first to receive the ashes from the hands of Cardinal Joseph Tomko, head of this basilica. Later, Pope Francis placed them on other members of the Curia who were with him. Lent in the Vatican begins with this ceremony, and as the Pope says, it's a time to refine the dissonant chords of one's life.